Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video. Oggi facciamo il bookshelf tour di tutte le mie librerie, anche quella di cui mi vergogno un po', che vedremo magari un po' più velocemente rispetto alle altre, e soprattutto ci concentriamo su questa perché questi libri qua li ho letti tutti, mentre c'è una libreria in cui tengo le cose che ho in lavorazione, magari quello che vi devo ancora mostrare o quello che devo ancora leggere, o su cui devo fare dei video, e poi di là c'è quella di cui mi vergogno un po', con cose di quando ero adolescente, e ne parleremo tra un pochino. Prima di cominciare però io mi presento, ciao, io sono Sara Elliott e questo è un canale culturale, questo è un video che io adoro vedere perché mi piace segnarmi i letto non letto, vedere quanti libri ho letto nelle librerie degli altri, so che è un po' strano, però va bene, uguale. Intanto ti dico che io parlo principalmente di libri e un po' di opera lirica e ti lascio qui i miei video più montati e elaborati se vuoi dare un'occhiata veramente a cosa porto su questo canale da vari anni, 3 anni più o meno, da giugno sono 3 anni che sto qui. In descrizione troverete forse qualche link utile, tipo la wishlist pubblica, se volete vedere che libri voglio comprare in futuro, o anche il link a Ko-fi se volete offrire un caffè virtuale al canale, e forse qualche link di affiliazione Amazon se c'è qualche libro in particolare che mi sento di volervi consigliare. Bene, diciamo che è proprio il caso di partire. Ebbene sì, sono la Sara del montaggio perché non ci bastava 1 ora e 20 di video. Allora, in questo video in particolare vi cito un miliardo di video, visto che ovviamente io ne posso mettere solo 5, vi metto 5 playlist in cui ci sono letteralmente tutti i miei video, così proprio in ogni playlist trovate tutti letteralmente i miei video a posto, cioè ovviamente tutti quelli giganti li trovate nel mix, gli altri, le live, l'altra playlist delle live. E poi che altro ci manca? Forse quello dei vlog che ho fatto a parte, ok? Cioè, ora vi guardate, magari la miniatura ve la metto, però basta. Questa è quella più incasinata, è la, diciamo, la libreria della vergogna. Iniziamo da quello qua sopra, perché ovviamente è quello che uso spesso, anche se è pieno di polvere, ed è il pane fatto in casa della Dix. E c'ha un sacco di ricette interessanti e buone. Poi abbiamo quelli che ho, alcuni ho odiato, altri che non mi piacciono, altri che me ne vergogno, semplicemente così. Pomodori verdi di The Funny Flag, devo dire altro. Un attimo mattina di Sarah Rainer, è un libro ambientato, mi sembra, a Brighton, però tristissimo, non ricordo altro se non lo sconcerto di trovare un libro così triste. L'Hotel dei cuori infranti di Deborah Mogatch invece mi era piaciuto tantissimo e cercavo anche altri libri di questo genere. Non so perché sia qui, forse perché di là non entrava e basta, però magari questo lo sposterò. Poi abbiamo Death to Le Monde, che è una raccolta di racconti di E.O. che mi hanno regalato i miei amici, anche questo mi era piaciuto un sacco, non so perché sia qui. E 3 sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj di Nicola La Gioia. Non me lo ricordo questo libro, onesta. Mi ricordo che lo leggevo quando vivevo su a Busto Arsizio, infatti c'è il biglietto per da Novara a Busto, e però non mi ricordo altro. Comunque devo andare un po' più veloce di così. La Sfinge di Cristallo è un libro per ragazzi di Victor Rambaldi, non è un granché. Breve come un sospiro è un libro molto tragico, francese, non mi è piaciuto. Fa i bisogni di Gramellini, è la storia di come è morta sua madre, abbastanza triste, non è che sia alta letteratura, questo vabbè, questa è monnezza, 3 metri sopra il cielo, abbiamo avuto tutti 11 anni, ok? Come anche la passeggiata de Moccia, l'avevo trovato, costava poco all'epoca, è 4 euro e quindi l'avevo comprato. L'ombra del vento lo dico spesso che mi fa schifo, che l'ho letto un sacco di volte, cioè che ho provato a leggerlo un sacco di volte, alla fine sono riuscita a finirlo e mi ha fatto veramente schifo perché sembra una telenovela scritta male. Rivergination della Lidizzetto l'avevo trovato a casa e l'ho letto semplicemente perché all'epoca non avevo niente da leggere. Scrittori alla carte sono una serie di scrittori, è Gustavo Pratt che imita una serie di scrittori sardi. Nel frattempo qua si sente il delirio, là c'è una finestra aperta, vabbè, lasciamo perdere. Sono carine, sono novelle sulla cucina con tutti i stili diversi in base agli scrittori sardi diversi. Poi abbiamo Anna Hope, La sala da ballo,
È un libro ambientato in un manicomio inglese in cui c'erano dei balli alla, tipo una volta l'anno in cui sia i maschi che le femmine potevano stare insieme. Mi ha ricordato, dopo ho letto Follia di Patrick McGrath, ne assomiglia abbastanza e dovrebbe essere una storia vera. La Roma nascosta del tè parla dei cinesi che finivano negli Stati Uniti e quindi di questo genere di migrazione abbastanza triste, non è eccelso però. Seme di streghe dell'Atwood, mi avete visto leggerlo l'estate scorsa nel vlog, non mi è piaciuto per niente, ha una scrittura che non mi dice nulla, quella dell'Atwood, proprio come sentimenti. Caro Sorace, quest'anno non scende, un libricino simpatichello, però non lo consiglio. Andiamo più giù. Poi abbiamo questi qui, che sono i libri di Twilight, un altro di Stephanie Meyer che però era stata una delusione tremenda, Una villa in campagna che era un libro di mia madre che però mi era piaciuto quando ero piccola, poi Oceano incerto di Maria Ekegarai. Ricordo che mi annoiò parecchio, però ero piccola, quindi boh. Il mondo di Federico è uno dei primi libri che ho letto da piccola, però non è che sono particolarmente legata. Il solito normalissimo caos di Sharon Crick, neanche me lo ricordo, ma non mi aveva fatta impazzire. Di Lia Levi, Valle piena di stelle, neanche me lo ricordo. Cioè, ricordo di averlo letto, ma non di averlo capito. Poi sotto abbiamo, non so quanto vediate, altra roba di cucina perché facevo la cuoca e cose personali, registri, fatture, eccetera. E continuiamo con altri libri, tipo questi sono quelli inglesi, niente di che, ovviamente. Cioè, questo che faceva veramente schifo, When in Rome, Novel of Piazzas and Passion, una stupidaggine schifosa di una che vuole stare con due uomini in contemporanea, i libri scolastici di Emma, Great Expectation e Il Mercante di Venezia, Il Nome della Rosa, ne ho parlato abbastanza, l'annunciatrice di libri uguale. Qui abbiamo tutto, cioè i primi quattro di Bridgerton, gli altri stanno di là nella libreria dei libri che devo ancora leggere, poi La Vendetta delle Single, una robetta così mi ha dato zia per distrarmi, Shopping con Jane Austen di Lori Vera Ridgler, boh, una robaccia, come anche Jane Austen Book Club è mille volte meglio il film, ma proprio mille volte meglio. Innamorarsi a Notting Hill lo trovai dolcissimo, ma perché adoro Notting Hill, proprio come sia il film che la zona. E Il Diario di Bridget Jones, non smetterò mai di dirlo, è un miliardo di volte meglio il film. Anche, vabbè, qua ci sono le mie scatole dei ricordi, piccoli cose, scontrini, robe varie, ancora roba di cucina. Il Diavolo Veste Prada non l'ho mai finito perché mi fa schifo la lista infinita di vestiti, infatti stanno qua pronti per essere venduti. E meno male che ci sei pure, non lo finii mai, lo comprai che ero piccolissima. E questo inizia tipo questa ragazza che apre la porta alla polizia e gli dicono che i genitori sono morti e da là è tutta una disperazione ovviamente. Bene, andiamo di là e vi mostro la libreria che di quelli ancora da leggere. Allora, questa libreria in realtà andrebbe messa in verticale o in orizzontale, ognuno può scegliere come metterla. Non si vedono bene le cose che ci stanno dentro, comunque. Vabbè, qua ci stanno dolcetti per chi viene a casa. Questi sono tutti i libri che ho comprato al Salone del Libro, ovviamente vi metto su la spiegazione, c'è il video del book haul, comunque. Gregory Roberts e Il sentiero spirituale, La felicità dell'insignificanza di Kundera, L'immortalità di Kundera, Tra un atto e l'altro di Virginia Woolf, La signora di Walter Hall di Anne Bronte, Jill Harvey, Jane and Jane, Quando cadono gli angeli di Tracy Chevalier, La dama e l'unicorno di Tracy Chevalier, Marco Balzano col Caffè Royal, Nick Corby con Shakespeare scriveva per soldi. Poi qui ci sono le mie pubblicazioni, cioè sono le tre raccolte di racconti in cui ci sono anche io, quindi Live Your Believe, Storie della tribù, Voci dall'isolamento su il Covid, Storia dell'Oriente e dell'Occidente, che è uno dei primi concorsi che ho vinto, cioè in cui sono stata pubblicata, e poi Di Strano nelle città, in cui ognuno di noi doveva riscrivere
di un personaggio dell'Odissea, io ho scelto Circe. Qui ho la mia TBR dei libri un po' più vecchi, poi L'ordine nascosto di Marley Sheldrake sta qui perché ci devo fare la letteratura scientifica, altri li ho messi già di là, pronti per essere lavorati. Qui ci sono gli altri quattro di Bridgerton, ok, vedete ancora, cose per lavorare, quaderni, appunti e robe varie. Veniamo prima a quelli qui che ho diviso in regalati, che stanno qua, da leggere ancora, poi ce ne sono altri qui sopra, però li vediamo tra un pochino, così diventa pure un nuovo book haul perché oggi ho comprato altri libri però, eh. Allora, questi sono quelli che avete visto negli ultimi due book haul, quello prima, anzi gli ultimi tre. LSD Il mio bambino difficile, Olympus e Violeta fanno parte dei 9,90€ della Feltrinelli, come anche La donna senza nome di Montfort, Ogni mattina Janine, Il dolce domani di Banana Yoshimoto, L'usato ho preso Treno di notte per Lisbona di Mercier, La cena del conte di Boulavier di Voltaire, Antonio Tabucchi, Piccoli equivoci senza importanza, Lotta di classe di Celestini, La masseria delle allodole di Antonio Arslan, Fingerley con Lingua madre, Charbonnier con La sorella di Mozart, La regina degli scacchi di Walter Travis, Guerra e pace di Arundhati Roy, Il mondo alla fine del mondo di Sepulveda, Marcella Serrano con Quel che c'ha nel mio cuore. Quindi questi, diciamo, sono quelli che ho comprato ultimamente e non sono in lettura. Poi qua sopra abbiamo quelli in lettura che vedrete negli LL lunedì, Atlante di un uomo irrequieto che vedete nelle live, Il satiro scientifico Riprodursi male di Barba Scura X, Il paradiso dei profumi me l'ha regalato zia Carla, ne parliamo nelle prossime settimane. C'è un'altra pila qua sopra di quelli che hanno l'audiolibro su Audible, quindi Middlemarch, La saletta dei giganti di Francesco Casolo, La storia della saga di Menabrea, quelli della birra, e Via dalla pazzafalla di Thomas Hardy, e piccolissimo book haul che però mi è costato un bel po', quindi i soliti piccoli grandi libri della Garzanti che mi fanno impazzire, Garcia Lorca con Il sole dell'Andalusia, Nicola Gardini Il libro è quella cosa, Joseph Roth Le bettole di Berlino e Edward Muriche Mozart in viaggio verso Praga, I racconti di San Pietroburgo di Gogol perché c'erano gli sconti della Feltrinelli del 20%, Fyodor Dostoevsky con Note invernali su impressioni estive che non ho ancora mai letto, e zia Carla mi ha regalato Vento da Est di Stefania Bertola che è il suo ultimissimo uscito. Queste sono cose personali, appunti e robe varie. I regalati sono L'ultimo sonno di Federica Bertelotti che mi ha mandato proprio lei il suo libro, Oddio no, Secondo natura di Eva Cantarella che mi ha regalato Treppo, Loredana, grazie ancora, e lei mi ha regalato anche Tokyo tutto l'anno, quindi oltre a altri che ho letto ultimamente ve ne ho parlato. Zia Alexia mi ha regalato Il picnic altri guai al compleanno, quindi questo tra l'altro è quasi il suo momento, Racconti dell'età del jazz di Fitzgerald. Daniele mi ha regalato Buchi bianchi, l'ultimo libro di Rovelli che non vedo l'ora di leggere, tra l'altro ha anche l'audiolibro scoperto, quindi lo teniamo lì. Emily di Luna nuova di Lucy Maud Montgomery, che è quella di Anna dai capelli rossi, me l'ha regalato Dani a Torino, e c'è anche la dedica dell'illustratore. Poi Virginia mi aveva regalato Il più grande uomo scimmia del Pleistocene e mi aveva regalato anche Balzac e la piccola sarta cinese quando siamo andati insieme a un banchetto di libri usati a Piazza Vittorio. La traduttrice Maria Silvia Avanzato mi ha mandato anche Tornata in vita e mi ha mandato anche I fantasmi di Four Pools che ho letto da poco. Zia Carla mi ha regalato anche Festa mobile di Ernest Hemingway. Giulia mi ha regalato Virginia Woolf e il suo diario. Non so che cosa mette a fuoco. Che metti a fuoco? Metti a fuoco me e quindi anche lei, per favore. Virginia Woolf nel suo diario di Victoria Ocampo e la storia di questa donna, tra l'altro incredibile. Trovate tutto nel mio vlog del salto, del salone del libro. Questo lo comprai l'anno scorso con il buono che mi hanno fatto i miei amici, e vedere voci di Oliver Sacks, e zia Carla mi ha regalato anche di Barba Scura X la versione del tardigrado improbabile, storia della casualità della vita. Ma andiamo avanti! Questi sono libri miei da piccola che ha di mia madre, roba che ho preso perché a volte capita che io smaltisca la mia pila della vergogna e non abbia niente da leggere. Intanto c'è
questa raccolta di Calvino. Di Calvino vi ho fatto già un video. E mi manca Palomar da leggere, quindi me lo tengo qui per quando avrò voglia di Calvino. Per dire sole di Koji Polenta l'avevo comprato o l'anno scorso o l'anno prima al Festival del Libro a Nepi. Purtroppo l'avevo iniziato ed era un po' troppo cruento, non mi interessava granché, quindi forse lo riprenderò in mano quando me la sentirò. Vide di artisti eccellenti me l'aveva regalato zia Alexia, l'ho anche iniziato a leggere bene, a sottolinearlo e tutto, però mi faceva venire l'ansia perché sentivo tipo forte l'angoscia di doverne parlare bene sul canale e quindi lo stavo tipo mezzo studiando e questo mi faceva venire l'ansia. Paradiso di Gourmand l'avevo iniziato, lui è il premio Nobel di qualche anno fa, però sentivo arrivare un trigger warning gigante e doloroso. Così parlo Zarathustra, lo comprai al liceo, l'avevo anche iniziato a leggere, mi pare. Sì, fino a qua, però non lo stavo capendo per bene. Moravia Agostino ce l'aveva mia madre, ho detto vabbè, teniamocelo un Moravia di scorta. Un albero cresce a Brooklyn, l'ho letto da piccola, però non so quanto io lo abbia capito, quindi vorrei rileggerlo. Tu che sussurri alla mia anima di Cinzia del Bigallo Fiari, me l'aveva regalato un amico dei miei, in realtà l'ha regalato sia a me che a mia madre che a mio fratello, però non sono ancora nel mood di leggerlo. Esensberger, Il mago dei numeri, questo è uno dei libri preferiti di una delle mie amiche, quindi vorrei dargli una possibilità. I ragazzi di Joe dovrebbe essere l'ultimo della saga dell'Alcott di Piccole Donne, però lo lessi senza leggere gli altri due e mezzo, ergo mi devo recuperare e poi leggerò questo. 100 miti greci è un libro che avevo quando ero piccola, che ci avevano regalato degli amici dei miei, e vorrei leggerlo perché magari è interessante vedere come vengono presentati i miti ai più piccoli. Dopodiché abbiamo le fiabe dell'unità, le fiabe di Andersen, i racconti di Mamma Oca di, tradotti da Carlo Collodi di Charles Perrault, Yeats con le fiabe irlandesi, fiabe novelle di Guido Gozzano, fiabe francesi, i racconti delle fate, Jacob e Wilhelm Grimm, quindi fratelli Grimm, fiabe del focolare, le fiabe di Capuana. Ergo ho detto, vabbè, ce le avevo a casa, forse è il caso di leggerle. Le comprò mia madre quando ero piccola. Il libro dei perché di Rodari, anche questo c'ha un sacco di filastrocche incredibili e vorrei leggerlo. Pelle di leopardo di Terzani, lo comprai, però non l'ho ancora mai letto. Oddio, ma qua c'è il mio, oh mio Dio, c'è il mio segnalibro di Nizza. Sono anni che lo cerco. Bello fare il bookshelf tour. Anche perché ammollo cose dentro i libri. Questo nella copertina che comprai più libri più liberi qualche anno fa è Papyrus, però questo è un libro di mia madre tra l'altro, dovrei leggerlo e ritaglierlo, ma ancora no. Racconti matematici di Claudio Bartocci è un libro di mia madre ed ero curiosa. Ah, questo è Rinascimento privato, mi sa proprio che questo invece lo vendo, perché lo odiai, me lo tenevo perché magari potevo essere io al liceo che lo avevo odiato, invece No, è proprio noioso. Poi abbiamo L'ippopotamo di Luciano Erba, sono delle poesie. La lettrice di fiori, questo è un romanzo che non ho mai letto. L'avevo comprato un po' così perché magari parlava dei fiori. Gli do un'altra possibilità, ma poi forse lo vendo. La gente di Dublino di Joyce, lo comprai che ero piccola, poi l'ho odiato. Ma forse c'è l'audiolibro, chissà se me lo finirò. Io non apprezzo Joyce, ve lo dico spesso. Le pergamene di Sertorio di Nelson Martinico non l'ho mai letto, ma mi era stato regalato dalla casa editrice perché avevo vinto un loro concorso e mi davano un libro al mese più o meno, tutte le loro uscite, quindi io ho un po' di libri della Spartaco e questo però non l'ho mai letto, chissà se un giorno mi deciderò. La cucina color zafferano è un libro di mia madre che è tutto smarmellato, spappolato. Ci sono cose di mamma, di Halloween. Non so se mai lo vorrò leggere, mi intrigava un po' la copertina. Poi, questo lo conosco.
conosco l'autore, Giovanni Sicurello, ci ho lavorato insieme a Giovanni per un paio d'anni a quella cosa che vi dico spesso dell'associazione culturale, lui è uno scrittore e avevo iniziato a leggerlo, però purtroppo c'erano troppi personaggi e quindi non mi stavo bene trovando nella storia, però potrei dargli un'altra possibilità in futuro. Belle Mère, le 15 gioie del matrimonio, questa era di mia madre, ho detto è piccolo, lo prendo volentieri. Hoffman, Straub, Burks, Graham e Lieferant, le case maledette, 5 agghiaccianti avventure nelle case dell'orrore, non saprei. Adoro Paolo Rossi, quindi quando ho visto che c'era questo a casa era meglio morire da piccoli, sarei curiosa di leggerlo, però tutti questi non hanno la priorità. E poi sempre di Paolo Rossi, si fa presto di riepirla, monologhi di Paolo Rossi. Passiamo all'altra libreria. Allora, di questa libreria ho letto praticamente tutto tranne qualcosina. Qui abbiamo gli Harry Potter, poi i Miss Peregrine, i primi quattro poi mi sono stufata, le Cronache di Narnia che però non ho mai letto e il libro di Hayao Miyazaki che vi tratto spesso. E il dizionario di film Morandini, ovviamente Morandini non l'ho letto. E andiamo giù. Qui abbiamo i miei Newton Compton, la mia gioia, anche se ne troverete un po' sparsi anche in giro. I tre saggi sulla sessualità di Sigmund Freud, il cappotto e il naso di Gogol, di Arthur Schopenhauer, l'arte di capire le donne, Napoleone, l'arte di comandare, la linea d'ombra di Joseph Conrad, l'ultimo giorno di un condannato a morte di Victor Hugo, questo è bellissimo, se vi capita. Lettera al padre di Kafka, anche questo era molto interessante. Seneca, l'arte di essere felici, Plutarco, l'arte di ascoltare, poesie zen, questo è misto ma non ci sono effettivamente degli autori. L'arte di conoscere se stessi, Sigmund Freud e la psicoanalisi in 5 conferenze, Seneca, è facile vivere a lungo se sai come fare. Jack London, il richiamo della foresta, anche questo è strepitoso, lo consiglio a chiunque, è breve, si legge benissimo, meraviglioso. Epicuro, è facile essere felici se sai come farlo. Seneca, l'arte di oziare. Luigi Pirandello, sei personaggi in cerca d'autore. Stefan Zweig, novella degli scacchi, questa è una delle sue più belle, però il migliore arriva tra un po' qua sotto. Erasmo da Rotterdam, l'oggio della follia. Kierkegaard, diario del seduttore, questo è interessante perché sarebbe Casanova. Charles Baudelaire, i paradisi artificiali, Confucio, Massime, Italo Svevo, corto viaggio sentimentale. Mo, io de Svevo avevo letto La coscienza di Zeno, che non mi era piaciuto per niente, invece questo mi era piaciuto tantissimo, quindi magari un giorno farò pace con Svevo. La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth è la storia di un clochard a Parigi, interessante. Ecce Homo di Nietzsche, Nostradamus profezie, Ovidio l'arte di amare, Charles Darwin l'origine delle specie, questo è l'unico che non ho letto perché è scritto così. Cioè ditemi voi se questa cosa è leggibile, cioè la vedete la mano? La vedete la mano? È allucinante questa cosa. Ah, qui abbiamo un problema di batteria, torniamo tra poco. Dicevamo, Darwin non l'ho letto perché in quella condizione era impossibile, Il grande Gatsby ve ne ho parlato spesso, Il tiranno di Roma di Frediani non mi disse nulla, Buddha, i quattro pilastri della saggezza, Lao Tzu, il libro del Tao, L'arte di ottenere ragione, L'arte della guerra, La lettera scarlatta di Hawthorne, che mi era piaciuto tanto, I dolori del giovane Werther anche mi era piaciuto tanto, proprio la scrittura di Goethe, quindi vorrei leggere qualche altra cosa di suo. Il profeta di Gibran probabilmente non l'ho capito, gli aforismi di Oscar Wilde, carini. Voltaire di Candido, stupendo. La signora delle camelie di Dumas mi era piaciuto tanto, ve ne ho parlato anche in un video. Giovanni Verga, storia di una capinera, questo mi era piaciuto. Questo mi era piaciuto tanto, però poi ho provato a leggere Malavoglia e non mi faceva impazzire come erano scritti. Invece questo ricordo che me lo sono bevuto. L'Anticristo di Nietzsche, Robert Louis Stevenson con lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, che non mi ricordo se non che mi era piaciuto un sacco. Cuore di cane di Bulgakov pure mi era piaciuto tantissimo perché aveva reso proprio l'atmosfera. Joseph Conrad, Cuore di tenebra, l'ho già detto che non mi piace, Uno nessuno 100.000 di Pirandello, Sigmund Freud, Il sogno e la sua interpretazione.
Cioè, questa collana io l'avevo adorata, anche se, come avete capito dal fatto che sono andata molto veloce su quelli filosofici, quelli non mi avevano fatto impazzire. E andiamo un po' più giù, e un po' più giù. Sono quasi alla mia altezza. Anche se il problema a metterli in ordine cromatico è che divido gli autori. Povera piccina di Dennis, l'avevo comprato soltanto perché avevo letto Zia Mami e questo non mi è piaciuto per niente, parla tipo di Hollywood, di sta tizia che sta a Hollywood, ma proprio zero, zero proprio, non mi è piaciuto niente. Foglia di Patrick McGrath, mi avete visto parlarne l'anno scorso, mi era piaciuto, me lo sono letto tutto d'un fiato, però non grido al capolavoro come fanno tanti altri. La vita immortale di Henrietta Lacks, c'è la letteratura scientifica su questo. La variante di Lunenburg non mi ha fatto impazzire, anche, ma, anzi mi ha fatto un po' sclerare al finale. La lettera d'amore di Sheen non vale niente. Siamo amici di Dennis, invece è uno dei miei libri preferiti di sempre. Qui abbiamo la sezione Kundera. Sono stupendi. I miei preferiti sono L'insostenibile leggerezza dell'essere, Amori ridicoli, Il valzer degli addii. Anche L'identità mi è piaciuta tantissimo e L'ignoranza. La lentezza e lo scherzo non mi dispiacciono, però non mi hanno fatta impazzire. Le ceneri di Angela è uno dei libri più dolorosi che abbia mai letto. E poi abbiamo Sax, che perché c'è c'è Sasha in mezzo. Questo libro non mi è piaciuto per niente, Candido, ovvero Un sogno fatto Sicilia, bla bla bla. Abbiamo Sax, di questi vi ho parlato nelle letterature scientifiche, questi due insieme, e poi Zio Tungsteno insieme a Levi. Quindi non mi ripeto, mi dà un fastidio dividerli, però no, aspetta, facciamo così. Sara e le sue malattie. Poi abbiamo Marai, di cui ho letto Le braci, che ho odiato, e La donna giusta, che mi ha annoiata, però alcune cose mi sono piaciute. La camera azzurra di Simenon mi ha fatto proprio schifo, scontatissimo, noioso, brutto. Cioè, tutti lo amano, a me ha fatto veramente schifo. Soprattutto l'inizio è rivoltante, l'incipit a me mi ha fatto venire proprio i conati. Con Man Spillover ho fatto una letteratura scientifica, quindi vi lascio quella, cioè in realtà non vi posso linkare tutte le letterature scientifiche, vi lascio il link della playlist da quando ho iniziato a parlarne. E di qua me ne ho letto anche perché non eravamo pronti, perché ovviamente Spillover parla di tutte le malattie, i virus che passano dagli animali all'uomo, e parla anche del SARS-CoV-1 che preannunciava che poteva arrivarne un'altra, eppure non eravamo pronti. Questa comunque è tutta la parte un po' narrativa, e questa parte qui è divisa in India e poi Neripozza, con un po' di libri sui libri. Veniamo qua. Allora, Ministero della Suprema Felicità è la storia di una persona che nasce con entrambi i sessi in India, e quindi questo viene preso come una sorta di divinità, prostituzione, cioè c'è un mischione. È un libro abbastanza complesso. E sempre di Arundhati Roy abbiamo anche La fine delle illusioni, che ho letto da poco, Il dio delle piccole cose. Questo è uno dei libri più belli del mondo, però lo vorrei rileggere prima di parlarne, perché non mi ricordo quanti trigger warning contenga. La fine delle illusioni era un insieme di due articoli lunghi, ve ne ho parlato già da poco, quindi non mi ripeto. Poi abbiamo i due di Gregory Roberts, ossia Shantaram e Il seguito, L'ombra della montagna. Shantaram mi ricordo che mi ero un po' arenata a pagina 500, L'ombra della montagna l'ho letto in pochissimi giorni, però perché avevo avuto uno spoiler e avevo paura di arrivare a quel punto, quindi me lo sono bevuto. E poi quella cosa non è neanche successa, quindi vabbè. Veniamo al resto. Darrell, purtroppo Darrell, ho due della Neripozza e uno Delphi, quindi non so mai se metterlo qui o qui, e quindi è rimasto qua. Di Darrell in realtà abbiamo fatto una letteratura scientifica già su questi due. Questo rimane il mio preferito di sempre, nient'altro di ciò che ha scritto per ora ci si avvicina nemmeno. Questa è la storia sua e della sua famiglia quando sono andati a vivere a Corfù, ed è strepitosissimo. Il serpente dell'Essex, se vi piace Jane Austen, è quel genere di letteratura lì, molto tranquilla, in campagna, inglese, bellissimo. Qui abbiamo Tracy Chevalier, sempre parlando del diavolo, se si parla di Jane Austen, lei ci sta tantissimo, soprattutto Strane creature, sempre letteratura scientifica.
La ragazza con l'orecchino di perla è il suo più famoso, ma è quello che mi è piaciuto di meno. Ma anche La ricamatrice di Winchester l'ho trovato un po' piatto e non succedeva abbastanza. Mentre L'ultima fuggitiva, anche se ambientata in America, mi è piaciuto tantissimo perché è ai tempi proprio dei primi coloni. E sta ragazza va in America con la sorella perché la sorella si deve sposare, ma appena arrivano la sorella muore per una malattia e lei si ritrova da sola nell'America, prima ancora degli Stati Uniti. Libri che parlano di libri, vi ho parlato un po' di tutti quanti, questo è il piccolo galateo illustrato per il corretto utilizzo dei libri che ho comprato a Milano con Arianna. Shakespeare and Company di Silvia Becch, tra poco vado a Parigi quindi non vedo l'ora di andare di nuovo alla Shakespeare and Company, che è una libreria di libri inglesi a Parigi, e questa è la storia di come era stata aperta quella originale. E poi Una vita da libraio di Vidal. Questo libro è divertentissimo perché lui odia il mondo in pratica, quindi è il diario di questo librario che odia tutti. Sempre di libri che parlano di libri, ce n'è uno qua che è La libreria sulla collina di Alba Donati, ed è la vera storia di Alba Donati, sempre diario, e cita spesso Una vita da libraio di Vidal perché lei ha aperto una libreria in Toscana nel nulla, poi è arrivato il Covid, incendi, cose, di tutto, e ci racconta un po' la sua esperienza. Questa è una foto mia di Daniela Pisa. Abbiamo I piccoli della Newton, Bennett, Zweig e Nemirovsky, però adesso ve li leggo bene i titoli. Porto Palazzo di Amarilli Varesio, di la casa editrice Sui Genis Ris, editore che vi ho intervistato sia Più libri più liberi sia al Salone del Libro di Torino. I miei piccoli grandi libri della Garzanti, gli alter ego e quelli della Coppola Editore, e due piccolini che avevo con prato altrove. Allora, titoli. Abbiamo questi qui: Le notti bianche di Dostoevsky, Il grillo del focolare di Dickens, Seneca, l'ozio e la serenità, Casa di bambola di Ibsen, S. Pellegrinaggio d'autunno, questo è bellissimo, Garcia Lorca, I sonetti dell'amore oscuro, S. Vagabondaggi. Non ci sono quelli di Herman S. Vicini? Perché? Oddio! Dov'è? Ecco, ok, tutto a posto. Il ballo di René Nemirovsky mi ha fatto schifo, l'ho letto alle superiori. Ho un rapporto troppo sano con mia madre per apprezzare la Nemirovsky. Zweig, Bruciante segreto, l'ho letto da poco, molto molto interessante, però non è il suo migliore. Di Bennett consiglio praticamente tutto. Una visita guidata è stupendo. Nudi e crudi, meraviglioso. La cerimonia del massaggio, meno però interessante. Il vizio dell'arte non mi era piaciuto, quindi non è vero che consiglio tutto, perché è una cosa teatrale ma non è un granché. La signora del furgone è stupendo, è la sua vera storia di una barbona che lui ha salvato e ha fatto stare nel suo giardino. La sovrana lettrice, che è famosissimo soprattutto quando è morta Elisabetta, l'hanno messo su tutti gli scaffali perché è tipo una sovrana, non è detto mai che è Elisabetta, però scopre il piacere della lettura in tarda età e quindi inizia a non fare più quello che deve fare come suo lavoro. Questo ve ne ho parlato anche da poco. Qui abbiamo i miei piccoli grandi libri della Garzanti, e sono Il libro del tè di Kawakuzo, l'avevo letto nei sette libri di sette giorni. Saffo, Eros ha sconvolto il mio cuore, qui c'è pochissimo in realtà perché di Saffo non c'è arrivato quasi nulla. Ovidio, Rimedi per il mal d'amore, è molto bello. Emily Dickinson, Che io sia la tua estate, stupendo. Orwell, Memoria di un libraio, sempre per quanto riguarda qua Vidal. Orwell aveva lavorato come libraio in una libreria di libri usati e odiava l'universo mondo. Catullo, Dammi mille baci, ancora 100, ha un sacco di situazioni assurde che non mi aspettavo, anche di minacce. Mender dei libri è il mio preferito in assoluto di Zweig, perché è proprio un uomo che ricorda tutti i libri che ha mai visto, cioè in realtà tutti quelli che sono sempre stati pubblicati, ma non l'interno, soltanto è come un catalogo vivente di libri. I giardini di Virginia Woolf, bellissimo, proprio un insieme di racconti che sono un affresco. Primo maggio di Fitzgerald, molto carino. Lo schiaccianoci di Hoffman, vabbè, lo conosciamo, schiaccianoci. Un collegio di ragazze anche stupendo. E Le Planck con Arsenio Lupin e Il collier della regina, che però mi ha fatto capire che non mi sa che non mi piace la scrittura di Le Planck.
Then, l'anello di Pushkin di Zuniga, l'incantatrice di Robert Louis Stevenson, di questi non mi ricordo niente, ho letto un sacco di anni fa. Questi sono meravigliosi, sono i lillipuziani della Coppola Editore, li consiglio da impazzire, li ho letti nei 7 libri in 7 giorni, perché mi piace vincere facile, sì. La fiaba d'amore dei principi russi, Pietro e Fevronia, molto bello, della Selleria Editore, ma non credo si trovi in giro. È una favola, diciamo, ucraina. Ah! Vabbè, rimetterò a posto dopo. La Cetonia di Moravia è molto interessante, ma anche complesso. Il diamante grande quanto il Ritz di Fitzgerald è uno dei racconti dell'età del jazz. La Sirenetta di Andersen è molto cruento, io vi avverto. Un Natale di tanto tempo fa di Louis Montgomery non mi aveva fatto impazzire. Racconti di viaggio di Dickens nemmeno, sono alcuni articoli che lui aveva pubblicato sui giornali. E La Bella e la Bestia pure non mi aveva detto granché, ma difficilmente vado d'accordo con i francesi. E andiamo sotto, dovreste vederlo lo stesso. Madonna, sono troppo vecchia per queste cose. Come vi dicevo, i libri della edizione Spartaco che mi avevano mandato quando avevo vinto il concorso, però non vi consiglio nessuno di questi. No, sono Le Sorelle Misericordie di Ciriello, La Canzone dell'Immortale di Pasi, Iddu di Andrea Vismara, che era quello che avevo comprato con cui ho vinto il concorso. Non è male, sono tutti racconti ambientati a Stromboli, però niente di che. Occhi chiusi, spalla al mare di Donato Cutolo, I favolosi anni 85, questo non mi era piaciuto per niente, ma perché io ho zero nostalgia per gli anni 80, zero proprio. La Suona Anarchica, l'ho comprato più libri, ma questo schifo. Non si sa perché mi tengo tutto, però mi tengo tutto. Non avere paura dei libri, ve ne ho parlato nel vlog dell'estate scorsa. La Signora della Porta Accanto di Omotoso, me lo consiglio un libraio di qua a Roma, però non mi ha fatto impazzire, un libro ambientato in Sudafrica. Resto qui di Marco Balzano, stupendo. Lacci di Starnone non mi ha detto niente, sono tutti innamorati di questo libro, ma a me proprio sti matrimoni disfunzionali italiani mi fanno schifo. Io cammino in fila indiana, La Pecora Nera, Pro Patria, sono tutti i libri di Celestini. Bellissimi, forse il più bello è Pro Patria, che se non mi ricordo male parlava della prima guerra mondiale. Quando tornerò di Balzano è un libro che parla della storia di una donna rumena che viene in Italia a fare la badante, molto toccante, però non uno dei suoi migliori. Di McEwan ho letto soltanto il mio romanzo Viola profumato, che non è male. Ho sposato una vegana di Brizzi, è una roba cringe ma molto divertente su sua moglie e su come lo fa impazzire con tutte le sue cose da vegano. E poi tutti i miei Bertola, che sono tutti Bertola mai pubblicati. E di questo vi ho fatto ovviamente il tutto su, anche se quando ho fatto il tutto su Stefania Bertola mancavano questi due libri perché non erano ancora usciti, perché era del 2020. E abbiamo Le cure della casa, Ragione e sentimento, Divino amore, Ragazze mancine, Via delle magnolie, Romanzo rosa, Il primo miracolo di George Harrison, Il giardino di Guerriglia, Solo Flora, La suavissima discordia d'amore, Aspirapolvere di stelle, Anneve ferma, Luna Luxor, Ne parliamo a cena, Se mi lasci fa male, Biscotti e sospetti. Se devo consigliarne uno da zero è Romanzo rosa, che piace a chiunque, e anche a Neve ferma, che è quello con cui ho iniziato io. Sconsiglio Solo Flora, perché non è niente di che, è una roba young adult, un po' fantasy, quindi non è il mio genere. Ultimi due scaffali. Allora, abbiamo alcuni dei miei libri preferiti, molti di questi li avete visti in altri video. Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, Il miniaturista che ho letto tipo 2 anni fa, avevo appena aperto il canale. Questo per me è troppo lungo, però è davvero molto simpatico e divertente. Il miniaturista ha un segreto, però c'è qualcosa che non viene svelato, infatti da poco è uscito il secondo volume e lo voglio troppo comprare. Due libri di Vesas, che sono gli unici della Iperborea che ho, che sono Il castello di ghiaccio e Gli uccelli, ve ne ho parlato ampiamente in tutti gli anni del lunedì. La scuola degli ingredienti segreti mi piacque tantissimo, di Erika Bauermeister,
il dolce come il cioccolato anche di Esquivel. Ogni volta cerco qualche altra cosa di Esquivel, poi non lo compro mai, però questi sono libri un po' leggeri di intrattenimento, se volete, come anche il Giardino delle Pesche e delle Rose. Qui abbiamo tutti quelli della Harris che riguardano, tranne questo, cioccolato. Ed è cioccolà, le scarpe rosse, il giardino delle pesche e delle rose. Sono, non mi ricordo qual è l'ordine, mi sembra che questo è il secondo e questo è il terzo, però non sono sicura. E ci sono le parole segrete, che invece è un altro fantasy suo che non mi dice granché. La forma dell'acqua non mi è piaciuto per niente, 1.000 volte meglio il film. L'eleganza del riccio a me piace, ma mi rendo conto che non sia per tutti. Come ho letto anche Vita degli Elfi, sempre di Barbery, che mi era piaciucchiato, però è un fantasy. Di Barbery ho letto anche Estasi Culinaria, che è tipo un critico culinario che è in, come si dice, sta a un punto di morte e quindi ci parla. Questi due, che sono un po' così, anzi li porterò di là così faccio un po' di spazio, di Rosamund Pilcher, Neve d'aprile e settembre, che sono due romance un po' così. Un figlio ho detto tutto di Pozzolis, molto carino, e anche questo mi sa che va nell'altra libreria. Come anche questo, L'orribile karma della formica di Saphir, l'ho letto da poco, ma non vale un granché. Di Help invece è uno dei miei libri preferiti, e dici: è ambientato in America, com'è possibile? Invece è possibile, perché è bellissimo, sia il film che il libro è ancora più approfondito. La saga dei Florio, I leoni di Sicilia e L'inverno dei leoni, quindi bellissimi, anche se ovviamente il primo è più bello perché è più allegro. Andiamo avanti. Abbiamo tutti i miei zero calcare, che sono quasi tutti, me ne mancano pochi. Esso, La profezia dell'armadillo, Cobane Calling, Scheletri, Macerie prime, Macerie prime 6 mesi dopo, questo, Macerie prime. La scuola di pizze del professor Calcare, niente di nuovo sul fronte di Re Bibbia, Dimentica il mio nome, A Babbo Morto, Ogni maledetto lunedì e 12, di cui ho parlato da poco. Poi abbiamo Il destino dei Paperoni, che ho comprato al Salone del Libro per Daniele, poi me lo sono letto pure io. Questo è uno dei miei libri preferiti, che è L'autistico e il piccione viaggiatore di Rodan Hal Galiti. Speravo di trovare il Silente a Più libri più liberi quest'anno, ma non li ho trovati. Poi abbiamo un po' di libri autografati, tranne ovviamente questo. Cioè, i libri autografati sono questi due, che sono Quando il mare ritorna di Rocco Ruggero, che è stato uno dei miei mentori di scrittura creativa. Ed è un libro ambientato nel nord della Francia, una cosa abbastanza delicata. Cerco lavoro di Calogero, Messina. Questo mi aveva attirato per la copertina Più libri più liberi tantissimi anni fa. E poi, appunto, cioè, c'era lui allo stand, me l'ha anche autografato. Abbiamo qui L'ottava vita, l'ho messo dopo che l'ho finito, ne parliamo negli allunedì. La bastarda di Istanbul e l'isola degli alberi scomparsi di Elif Shafak, che sono di nuovo tra i miei preferiti, voglio che siano sempre un po' più su, però non trovo mai spazio. Parigi, amore e tiramisù, anche questo è uno dei miei preferiti, me l'ha mandato direttamente Gianni Cronaca, l'autore, e fa spisciare dalle risate. Tra poco vado a Parigi, non vedo l'ora. Come anche questo, Quel criminale di mio padre, di Piero Catti, è la storia del carcere di Ventotene. Scritta dal figlio di Eugenio Perucatti, che era proprio quello che ha riformato il carcere di Santo Stefano. Io vorrei fare tipo i miei preferiti più in alto, ma è difficile. Questi sono un po' robaccia, infatti finiscono di là. Questo mi era piaciuto tanto, Una piccola libreria a Parigi di Nina George, perché è tipo un uomo che sta su una barchetta sulla Senna e decide di andare al sud della Francia soltanto attraversando la Senna con tutti i suoi libri. Nel frattempo ci stanno i botti. Questo fa schifo, è tipo il libro dei sogni, è uno che sta in coma e sente cose. Andiamo nelle altre parti, va, accendo la luce. E abbiamo acceso la luce, partiamo dal basso verso l'alto, stavolta visto che già il treppiedi è così. Questo è lo scaffale della saggistica. E abbiamo Odor di guaiaba di Plinio Mendoza, Sangue in ancora, La scienza dello storytelling, Jane Austen, I luoghi e gli amici, e anche Daphne ha appaccato Apollo, perché ho pensato di mettere qua quelli che parlavano un po' di letteratura, visto che iniziava a non esserci più spazio. Poi questo fa schifo, quelli degli amori eterni di Teodora e Giustiniano, l'ho letto nei 7 libri in 7 giorni e ve l'ho anche detto. Se ti abbraccio non aver paura pure non mi è piaciuto per niente.
della storia di padre e figlio. Questa è, diciamo, non fiction, la storia di padre e figlio che hanno fatto un viaggio in Sud America, anche se il figlio soffre di autismo. La vedova Van Gogh invece è uno dei miei libri preferiti di sempre, ve lo consiglio a chiunque, lo regalo in giro, perché è la storia di Johanna, che era la moglie di Theo Van Gogh, che è morto poco dopo che si è ucciso il fratello, quindi lei è rimasta da sola con tutte le tele di Vincent Van Gogh e un bambino piccolo, e a Parigi da sola, senza una lira, ve lascio immaginare. Comunque è una storia bellissima. Figure e cromorama di Falcinelli, ho fatto proprio delle intere playlist proprio direttamente solo su Falcinelli. I mondi di Miyazaki, in realtà potrei metterlo sopra vicino al Morandini, però non c'è già più spazio pure là sopra, quindi vedremo. Questi sono un po' di letterature scientifiche, ve ne ho già parlato di questi due insieme, A caccia del tesoro in un universo e La chiave segreta per l'universo di Stephen Hawking, insieme alla figlia Lucy. Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza di Rovelli, Helgoland di Rovelli in un vlog estivo, questo è nella storia della scienza, è tipo la prima puntata di letteratura scientifica che ho fatto. L'ordine del tempo, sette brevi lezioni di fisica, sono quelli sulla fisica della mia letteratura scientifica. Saggeratico sulla fine del mondo di Barba Scura, ho fatto proprio la letteratura scientifica sul riscaldamento globale. La tempesta imperfetta l'ho finito da poco, sempre Barbascura X, e Luca Perri sulle fake news. Il genio non esiste di Barbascura, questo è ancora il suo migliore ed è il suo primo, e sta insieme a questo qua nella storia della scienza. Vi racconto l'astronomia di Margherita Hack nella mia puntata sull'astronomia. Il sistema periodico di Levi è nella puntata della chimica con Sachs. Ipazia, questo libro mi ha fatto un po' schifio, è scritto piuttosto male e si concentra un po' troppo sulla morte di Ipazia che sulla vita, anche perché non ne sappiamo quasi nulla. Le nozze di Figaro di Lidia Abramani è uno dei libri più pesanti che abbia mai letto in vita mia, ci ha fatto Le nozze di Figaro proprio che ho analizzato l'opera. Io vi lascio tutto sopra, ma ovviamente è impossibile lasciare tutti i link. Che cosa vediamo quando leggiamo di Peter Mandelson? Purtroppo sto libro è finto, è più una cosa grafica che un vero e proprio libro, quindi ha qualche cosa interessante, se lo trovate usato è meglio perché costa un sacco. Sorci Verdi, storie di ordinario leghismo, è un libro scritto da vari autori, tutti contro il leghismo, che denunciano cose mostruose che hanno fatto. E sempre di Balzano, Le parole sono importanti, che è uno dei suoi migliori, insieme al resto qui. Se di là avevamo l'India, qui abbiamo il Giappone, da qui. E di qua c'è il Cile. Oltre al fatto che sono prevalentemente della Feltrinelli, come da qua in su sono quasi tutti Feltrinelli. Memorie di una geisha, purtroppo, è un libro stupendo, scritto da Dio, ma sostiene che le geishe si prostituivano, mentre la storia proibita di una geisha, che è un libro che fa schifo, è la vera storia di Mineko Iwasaki, la geisha che voleva raccontare Arthur Golden, però questo libro smentisce tutto quello che sta qua dentro, quindi è diventato molto triste. Di Banana Yoshimoto per ora ho letto questi, ossia Sonno Profondo, Tsugumi, l'ultimo amante di Ashiko, Il corpo sa tutto, Le sorelle d'Onguri e Kitchen. Quasi tutti trovate con l'audiolibro su Audible, i miei preferiti sono Tsugumi, Sonno Profondo e basta, Kitchen non mi è piaciuto per niente e gli altri sono un po' mosci. Però ecco, questi due per me valgono tutto, soprattutto Sonno Profondo, Tsugumi è quello che mi ha fatto innamorare della Yoshimoto. Spero che anche l'altro che ho comprato sia buono uguale. Un'estate in Provenza penso che può andare di là con le robe rosa, come anche un tè con biscotti a Tokyo, lo teniamo nella parte giapponese ancora per un po', come quest'altro. Le ricette della signora Toku invece è stupendo, stupendo, ve lo consiglio tantissimo. È molto carino anche Un'estate con la strega dell'Ovest. Lo squalificato di Zazà invece non mi è piaciuto per niente, proprio zero. Lo tengo soltanto perché ci sta bene. E Musica di Mishima invece è stupendo. Musica in realtà è un modo per dire l'orgasmo. Sì, vabbè, hai deciso che c'è questa in questa posizione. E c'è questa donna che non sente la musica e va dallo psicologo per trovare una soluzione. Ora
Cile! Prima di tutto abbiamo la Serrano con Albergo delle Donne Tristi, Arrivederci piccole donne, Il giardino di Amelia, Adorata nemica mia, 10 donne, Noi che ci vogliamo così bene, Nostra Signora della Solitudine, Il mantello, Antigua vita mia, I quaderni del pianto. Ora, sono tutti molto belli, anche se a leggerne troppi insieme potrebbero sembrare ripetitivi. 10 donne porta le storie di 10 donne cilene tra mogli, madre di desaparecidos, donne che comunque hanno fatto la resistenza e tanto altro, quindi consigliatissimo. Come anche Il mantello, se invece volete affrontare il lutto da un altro punto di vista, perché ci parla del suo lutto con la sorella. Molto bello anche I quaderni del pianto, anche se forse è un po' troppo breve, trovate quasi tutto su Audible. I quaderni del pianto parla di rapimento di bambini in ospedali, perché venivano usati per la tratta di bambini, ma anche la tratta degli organi. È un argomento molto delicato. Forse il mio il preferito è Arrivederci piccole donne, perché la Serrano aveva è ancora viva, ha varie sorelle e ha usato, diciamo, la storia della sua famiglia, ovviamente modificata, per portare piccole donne in Cile, e quindi mi è piaciuto tantissimo, anche se c'è qualche trigger warning, perché ci sono sempre. Anche Il giardino di Amelia, che si concentra un po' di più sulla resistenza contro Pinochet, è bellissimo, però io amo tutto della Serrano. Anche L'albergo delle donne tristi, che è tutto ambientato in Patagonia, è stupendo, cioè adoro. Isabella Allende, abbiamo D'amore d'ombra, La casa degli spiriti, Ines dell'anima mia. Tutti tremendi, tutti devastanti, ovviamente questo forse è ancora il peggiore. Ines dell'anima mia almeno è un... devo coprire che non si sa mai qua, che si vede tutto. È un libro storico sulla donna che ha effettivamente fondato il Cile vero e proprio. Quindi questo forse è più consigliato e anche quello che fa sta meno male. Poi un po' di Sepulveda, anche se lo troviamo anche tra le cose dei bambini, ed è Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Diario di un killer sentimentale e Patagonia Express. Ovviamente questo è top of the pops, come dice Arianna, il best. Ora abbiamo due scaffali Feltrinelli 1 e 2 su autori italiani, perché purtroppo non ho finito un altro per metterlo qua, non c'era più posto, ho dovuto smezzare la pila, quindi... Veniamo prima a questi. Da quando ho iniziato a seguire un po' il BookTok, ho scoperto che a nessuno piace Baricco, piace solo a me a quanto pare. Io lo adoro, quasi sempre. Seta è uno dei miei libri preferiti, l'ho trovato poetico, delicato, facilissimo da leggere, anche perché ha un sacco di pagine così super brevi. Il libro con Keira Knightley fa schifo, ve lo dico, non c'entra assolutamente niente, quindi vi consiglio il libro, non il film. 900 è strepitoso invece, quello che sta alla base del il pianista sull'oceano, quindi consigliatissimo, sia il film che il monologo, ovviamente è più bello il film invece in questo caso. Romanzo per signora di Pallavicini è una storia di persone anziane, tipo che stanno in Costa Azzurra, molto carino, mi era piaciuto un sacco, l'avevo preso sempre 9,90€. Lenticchie alla giuliana di Albanese fa un sacco ridere, però sono semplicemente delle ricette assurde, tipo appunto di tagliare le lenticchie alla giuliana o fare il gabbiano al forno da chi appare rigorosamente in città, è molto buffo. La perfezione non è di questo mondo è un libro un po' insulso di Mattalia, l'ho scordato. Il censimento dei radical chic mi ha delusa parecchio, perché è come se fosse stato scritto troppo di corsa. Non è la fine del mondo di Alessia Gazzola, non vale un granché. Transeuropa Express non mi era piaciuto per niente come scriveva Rumiz, anche se il viaggio doveva essere fighissimo, perché ha fatto tutto il confine della Russia da nord a sud con l'Europa. Quattro tazze di tempesta è una scemenza di Federica Brunini, come anche La casa dei sette ponti di Corona non vale niente, Solo bagagli al mano di Romagnoli uguale non vale niente, Il grande po' di giovanotti l'ho letto quest'estate in spiaggia, bellissimo, vi ho fatto anche il reading vlog. Ed eccoci qua, continuiamo con gli italiani e abbiamo Paolo Di Paolo, Una storia quasi d'amore non vale niente, Mandami tanta vita pure non vale niente. Se mi fossi ricordata di aver letto questo non avrei comprato questo, invece sono Rinco Sbrinchella e mi faccio fregare dalle copertine. Mi era piaciuta la copertina e anche questa. Anche questo ho scoperto nel BookTok, sono l'unica a cui piacciono le copertine della Feltrinelli. Un'altra autrice che mi piace tanto, ma di cui non voglio leggere più niente perché mi sono stufata di tutti i trigger warning che butta dentro, è Simonetta Agnello Orbi, che ho conosciuto grazie al veleno dell'oleandro che mi ha dato mia zia. Parla anche di violenza domestica, è molto interessante
e ovviamente contiene tanti trigger warning. La monaca fa schifo ed è la storia di una suora tipo nell'Ottocento in Italia, è tremendo, pesantissimo e troppo pedante. Caffè amaro invece mi era piaciuto tantissimo, è sempre una storia familiare. La zia Marchesa è una storia familiare, ma ci sono troppi trigger warning, tantissimo incesto, stupro, cose così. Bocca murata, no, non me lo ricordo granché, però mi sa che mi era piaciuto. La Menullara invece mi era piaciuto tantissimo, perché la Menullara muore a inizio libro e noi sentiamo da tutto il paese le opinioni di tutti e si crea una persona super contraddittoria, ognuno ha una sua idea. Piano Nobile ho sentito l'audiolibro, anche questo va aperto, piano dei trigger warning su Audible. Poi abbiamo Harry De Luca, un altro amore, questo passato da mamma. Abbiamo In alto a sinistra, che mi era piaciuto tantissimo e ha uno dei racconti di questa raccolta mi ha toccata un po' troppo da vicino, infatti mi ha fatto piangere in treno davanti a tutti. Il contrario di uno è molto bello, Molte di Dio è tra i primi che ho approcciato, come anche Il nome della madre, che parla del momento in cui la Madonna partorisce, molto molto profondo. I pesci non chiudono gli occhi, anche è veramente bello. Aceto Arcobaleno parla principalmente di politica e disse, mi sembra anche questo aveva tipo delle vibe religiose, anche se lui non è religioso. La doppia vita dei numeri è una notte in cui giocano a tombola con i fantasmi, fratello e sorella, molto bello. Il nome della madre ve l'ho detto. Il giro dell'oca è lui che prova a fare un discorso con un figlio mai nato. Bellissimo. La natura esposta anche è pazzesca, perché la natura esposta corrisponde alle parti intime di Gesù che uno scultore sta ricreando, e parla anche delle persone che cercano di andare in Francia dall'Italia per, come immigrati. Le piccole libertà di Lorenza Gentile, ve l'ho detto, è un libro coccola, non vale tutto sto che è, però è un libro simpatichello, fa stare bene, e parla della Shakespeare and Company, quindi che vale più. Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, ve ne parlo nel prossimo lunedì, bellissimo, e parla di immigrazione, come anche I ragazzi hanno grandi sogni di Casolo, questo ragazzo che viene a piedi dal Pakistan in Italia. Questo è Giuseppe Catozzella che ci parla di Samia Yusuf Omar, una corridrice realmente esistita. Questo infatti è raccontato dal punto di vista di Ali, che è proprio quello che ha fatto il viaggio. Tabucchi. Di Tabucchi consiglio tutto tranne Requiem, perché è un po' strambo e anche per Isabel è un po' fuori. Si sta facendo sempre più tardi, il tempo invecchia in fretta, Tristano muore, per Isabel, Piazza Italia è bellissimo, parla tipo dell'Italia dopo il secondo dopoguerra, nel secondo dopoguerra. L'Angelo Nero, Requiem, sostiene Pereira, che è il suo più famoso ed è ovviamente strepitoso. Come sapete, se mi seguite da un bel po', io adoro Nicolas Barreau, quindi qui ci sono tutti Nicolas Barreau, vi lascio anche il mio tutto su. E sono Mille luci sulla Senna, Il tempo delle ciliegie, La donna dei miei sogni, Il caffè dei miracoli, Lettere d'amore da Montmartre, Gli ingredienti segreti dell'amore, La ricetta del vero amore, Una sera a Parigi, Parigi è sempre una buona idea, Con te fino alla fine del mondo. Le copertine sono abbastanza simili tra loro, c'è sempre una donna in rosso e Parigi, fantastico. Tranne uno di questi che è ambientato, mi sembra, no. Il caffè dei piccoli miracoli è ambientato invece a Venezia e non mi era piaciuto. Puerto Escondido di Cacucci non mi è piaciuto come era scritto, mentre di suo ho adorato Viva la Vida, che è un monologo di Frida Kahlo. Il club delle lettere segrete di Dognate è veramente carinissimo, parla di un paese tipo che iniziano a scriversi tutte le lettere per salvare l'ufficio postale. Le fiabe africane di Mandela sono particolari, sono quasi tutte sugli animali africani. Sembra una sorta di Fedro, però africano. È interessante. Diario di scuola di Pennac è l'unico di Pennac che mi sia piaciuto veramente, ma ne ho letti altri di suoi che stanno da mamma. Questo parla della sua esperienza a scuola e ci sono dei pezzi in cui mi sono ritrovata tantissimo. Tipo quando lui vedeva le lettere trasformarsi in uomini che si gettavano in acqua. E l'ho adorato, spero si veda tutto. Poi abbiamo un po' di Anthony Bourdain, perché quando facevo la cuoca mi piaceva vedere di lui, e lui forse è l'unico che parla realmente
di quello che si vive in cucina con Kitchen Confidential, se volete veramente scoprire di cosa vivono i cuochi veramente. Queste invece sono le sue avventure in giro per il mondo, purtroppo è finita come è finita per lui, però vabbè. Al sangue e avventure agrodolci, scriveva divinamente comunque. La felicità del cactus di Haywood è un romanzo carino d'amore, niente di che, come anche quelli di Caroline Vermeil, la felicità delle piccole cose, due biglietti per la felicità. Un regalo che non ti aspetti di Glatour non vale nulla. Kirche di Madeline Miller ne ho parlato abbastanza, accanto gli ho messo quest'altra robaccia del Canto di Calliope. Mi piace soltanto che sono tutti i feltrinelli insieme, se no non starebbe qua. Soprattutto vicino a questo capolavoro che è Damasco, è una saga familiare su delle persone che vivono tra Damasco, quindi Siria, e la Palestina, perché sono palestinesi, è una famiglia a metà e metà. La meccanica del cuore fa schifo di Mathieu Malzieu, è una robaccia che ho comprato solo per la copertina. Un popolo di roccia e vento l'ho letto l'anno scorso, molto toccante e interessante, ambientato a Teheran, e ci racconta un po' della storia dell'Iran. Questo l'ho letto tantissimi anni fa, guarda come ti amo, mi ricordo che era ambientato tra la Spagna e il Marocco. E poi Donne che comprano fiori di Montfort, che era Montfort è molto carino, parla di effettivamente una fioraia in Spagna, caruccio. Io inizio ad essere un po' stanchina, però gliela possiamo fare. Qui abbiamo teatro e antichi, quindi c'è Molière, il teatro lo consiglio tantissimo, è stupendo. Il Cyrano de Bergerac è molto interessante, La locandiera di Goldoni fa molto ridere, Don Giovanni, il beffatore di Siviglia, carino. Plauto con le commedie sono molto volgari, se vi interessa. Sofocle in realtà ce l'ho anche nei tragici greci, però qui avevo iniziato con Edipo Re, Edipo Corono e Antigone, che sono anche i più famosi. Le nuvole di Aristofane, che sono una commedia, carino. Le Catilinarie e la congiura di Catilina li avevo comprati per scuola, non li ho letti tutti. Questi sono forse gli unici che non ho letto tutti di questo punto qua. Apuleio, l'Asino d'oro, le metamorfosi, stupendo. Le bucoliche di Virgilio, carino, l'ho studiato a scuola però non è che mi abbia fatto impazzì. Le favole di Fedro sono molto simpatiche, Petronio col Satiricon fa un sacco ridere, però purtroppo è stato censurato dalla chiesa negli anni perché era troppo volgare. Questa in realtà è un'altra edizione delle bucoliche, però è solo in latino. Tutti i tragici greci, Eschilo, Sofocle e Euripide sono proprio tutte le loro tragedie. Shakespeare, le grandi tragedie, non tutte, ve ne ho parlato nella Rory Gilmore Challenge. Le commedie di Shakespeare, queste sono tutte, sono stupende, come anche i sonetti di Shakespeare sono meravigliosi. Il ritratto di Dorian Gray e Wilde in generale, tutte le opere. Vi lascio i miei video su Wilde e Il giardino segreto di Barnett non mi fa impazzire, è bella l'edizione ma non è il mio genere. Ah, ci sono anche questi piccolini, so fa un casino, questo piccolino è Kina a Roma, che è lo spettacolo che aveva fatto Gigi Proietti, che ero andata a vedere al Globe Theater. Oh, nel frattempo mi addobbo. A Roma addobbarsi vuol dire che caschi e diventi come un albero di Natale perché c'hai tutti i bozzi. Ma dopo questa lezione di romanesco andiamo avanti con i rossi, perché questa è la colonna dei classici, ho diviso in zone. Abbiamo Dostoevsky con Povera gente, l'idiota, Storia di una donna, Il giocatore, La mite, Delitto e castigo, I fratelli Karamazov, Il memoria del sottosuolo, L'eterno marito, i demoni o demoni. È leviosa, non leviosa. Umiliati e offesi. Di tutti questi, il mio preferito è L'idiota, sicuramente, e Memoria dal sottosuolo. Sono strepitosi, strepitosi. Non ho amato particolarmente Il giocatore, non mi è piaciuto Delitto e castigo, e La mite è un po' meh, però per il resto sono tutti bellissimi. Racconti sentimentali e satirici di Zoschenko l'ho finito un po' a forza, però ha dei racconti molto interessanti. Il maestro e Margherita ve ne ho già parlato abbastanza, anche di Anna Karenina ha già parlato. Risurrezione è il mio preferito di Tolstoj, poi c'è Guerra e pace che è stupendo, lo preferisco ad Anna Karenina anche. E Padre Sergei di Tolstoj, questo non me lo ricordo mai, è un po'... mi piace o non mi piace, non lo so. Qui abbiamo Lingua spagnola con Sud America, quindi Marquez, Don Quixote,
Borges e ci fermiamo qua e qui inizia l'Inghilterra, Inghilterra maschile, qui c'è Inghilterra femminile, America femminile. E abbiamo Márquez con L'amore ai tempi del colera, Cent'anni di solitudine, L'amore e altri, D'amore ed altri demoni, Memorie delle mie puttane tristi, La mala ora, Racconto di un naufrago, la incredibile e triste storia della candida e rendita e della sua nonna snaturata, Foglie morte, Nessuno scrive al colonnello, 12 racconti raminghi, Cronaca di una morte annunciata, Diatriba d'amore contro un uomo seduto e Il sequestro. Questo e Racconto di un naufrago in realtà sono delle cose, sono degli articoli e parlano di storie vere. Diatriba contro un uomo seduto è un'opera teatrale, questi altri sono racconti, tranne Memorie delle mie puttane tristi, La mara ora e Nessuno scrive al colonnello, in realtà sono delle storie brevi. Gli altri sono raccolti di racconti, soprattutto 12 racconti raminghi, sono un po' fortini, ma ce n'è uno particolarmente bello. Io sono molto più innamorata dell'Amore ai tempi del colera, perché anche il primo che ho letto suo è quello che mi ha fatto innamorare della sua poetica. Poi c'è Cent'anni di solitudine, che è molto più pesante, però ultimamente lo sto rivalutando. Don Chisciotte fa crepare dalle risate, però effettivamente è un po' tanto lungo. L'Aleph di Borges non l'ho capito. O dico, sono sincera, e quindi poi non mi è piaciuto. Inghilterra, Orwell con La fattoria degli animali, bellissimo, va a letto, leggetelo a scuola, eccetera, eccetera. Le avventure di Peter Pan, meraviglioso, meraviglioso. Questi sono due libri in realtà. Ritratto di signora, non mi ricordo granché, se non che lo lessi tutto in due giorni, anche se sono tipo 600 pagine. Sì, 645 pagine, lo lessi tipo in una giornata, leggendo dalla mattina alla sera tutto il giorno. Sherlock Holmes di Doyle, sono tutti i romanzi di Sherlock Holmes, c'è anche un doppione con Lo studio rosso. Il libro della giungla di Kipling, purtroppo Kipling è un razzista e quindi questo mi è andato un po' di traverso. Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio, ne abbiamo parlato più volte, come anche del David Copperfield di Dickens, di Grande speranza di Dickens, del Canto di Natale di Dickens e del Circolo Pickwick. Questo lo lessi più per principio, perché in realtà è un dizionario praticamente, che perché mi piaceva. Lascio il video su Dickens e andiamo giù. Donne! Ecco qua, vediamo un pochettino, mettiamoci un po' più comodi. Abbiamo uno dei gadget che dava la Caravaggio Editore con Louisa May Alcott ed è una sua lettera che racconta su cosa stava lavorando. Poi Inghilterra 900, c'è Un giorno di gloria di Miss Pettigrew, stupendo, stupendo. Un giorno di gloria per Miss Pettigrew di Watson, se trovo altro di suo lo compro sicuramente. E poi abbiamo la mia amata Wolf, di cui va fatto il video, eccetera, eccetera. Notte e giorno, una stanza tutta per sé, La signora Dalloway in Bond Street, La signora Dalloway, Le tre dinee, Gli anni, Orlando, Alfaro. Ora, Orlando e Alfaro sono quelli che mi sono piaciuti di meno perché non ci ho capito proprio niente. Le altre invece mi sono piaciute tanto, anche se Le tre dinee e una stanza tutta per sé sono dei saggi e questo è veramente molto pesante. Questo invece si fa legge facile. Il mio preferito è Notte e giorno. E Gli anni, che tra l'altro mi ha regalato Daniele, e c'è pure la coperta. Sempre Inghilterra, Elizabeth Gaskell col Nord e Sud, questo è un libro sull'industrializzazione, però c'è in mezzo anche una storiella d'amore, quindi se può fa. Jane Eyre, ne abbiamo già parlato, Agnes Grey è il mio preferito e Anne è la mia preferita tra le Bronte. Cime tempestose non mi piace, di Emily. Austen, eccola qui, il mio primissimo video su questo canale è stato proprio su Jane Austen. E abbiamo Ragione, sentimento, orgoglio e pregiudizio, Mansfield Park, Persuasione, Emma, Northanger Abbey, cioè l'abbazia di Northanger, Juvenilia, Sir James, Grandson, Lady Susan, Sandition, Evelyn, Amore e amicizia, i Watson, Jack e Alice, Leslie Castle, La storia d'Inghilterra. E poi questa era Niente donne perfette, per favore. Tutti questi in realtà stanno dentro gli Juvenilia, però io ho comprato questi negli anni e poi ho comprato questo. Non darò via niente, è tutto mio. Piccole donne di Louisa May Alcott è il mio primo libro proprio letto dall'inizio alla fine da sola. E visto che ho messo l'Alcott che è americana, ho messo anche Fantasmi di Four Pools con Jane Webster, che è la scrittrice anche di Papà Gambalunga, che se recupero finisce qua.
anche se non c'è già più spazio. Andiamo agli italiani, perché sotto abbiamo l'Italia. Alba dei Sespiri, Quaderno Proibito, ve ne ho già parlato. Sogno della macchina da cucire di Bianca Pizzorno non mi è piaciuto. Lessico familiare di Natalia Ginzburg invece tantissimo. Le avventure di Pinocchio di Collodi dovrei rileggerlo perché non me lo ricordo bene. Questo dovrebbe stare di qua. Emma Perodi, Fiabe Fantastiche, questo pure l'ho letto per Tigna perché in realtà era scritto minuscolo e sono tutte fiabe italiane, ma non mi sono piaciute granché. E poi abbiamo il mio Calvino. Vi lascio sempre il video su Calvino con Calvino racconta l'Orlando Furioso, meraviglioso, perché vabbè, in generale l'Orlando Furioso è in taglio e Calvino lo spiega benissimo. È tutto gestito metà e metà. Cioè, se vedete tutte le mie parafrasi accanto perché non capivo, però è stupendo. Oddio, questo segnalibro lo amavo. E poi ci sono i commenti di Calvino, che salta delle parti. Poi Le città invisibili, Visconti dimezzato, Se non notte inverno un viaggiatore, Lezioni americane, Sentiero di nidi di ragno, Il cavaliere inesistente, Il barone rampante, Sotto il sole del giaguario, Remita a Parigi, Il castello dei destini incrociati, questo non mi è piaciuto per niente. Marco Valdo, Tutte le cosmicomiche, anche queste le ho lette per Tigna. E poi abbiamo Camilleri, Se non mi muore la macchinetta, invece sta morendo. Eravamo arrivati a Camilleri, cioè finiti appena Calvino, e abbiamo I tacchini non ringraziano, I racconti di Nenè, che sono stupendi perché questo parla proprio della sua vita. I tacchini non ringraziano è la sua visione abbastanza animalista del mondo. Il metodo Catalanotti è Montalbano. E poi ci sono questi altri due che sono stupendi: Autodifesa di Caino e Conversazioni su Tiresia. Questo l'ha fatto proprio come spettacolo teatrale, questo doveva farlo, poi è morto. Pista Nera, che è il primo di Schiavone, che non mi è piaciuto per niente. Una questione privata, che è meraviglioso, e 16 ottobre 1943 sono i miei libri, diciamo, partigiani, che stanno qui. Poi leggerò sicuramente altro in futuro. E continuiamo e andiamo un po' più giù con quelli per bambini. Molti di questi sono già stati citati, sicuramente La freccia azzurra, che ho sentito in audiolibro ma anche recuperato in cartaceo, uno dei suoi migliori, c'è anche il cartone animato, bellissimo. Il piccolo principe a me è piaciuto tanto, me lo lasse mamma da piccola, poi l'ho riletto da adulta. Pippi Calzelunghe, straordinario, la scoperta proprio dell'anno scorso. Vacanza all'isola di Gabbiani, sempre di Astrid Lindgren, non mi era piaciuto. Mary Poppins l'ho odiato, perché Mary Poppins è una strega cattiva in realtà. Anna dai capelli rossi è meraviglioso, sta proprio bene, è uno di quei libri che fa stare bene. E poi abbiamo Roald Dahl con Le streghe, Danny il campione del mondo, questo è Pennac, A barriere stanca, La magica medicina, sempre di Dahl, Il grande ascensore di cristallo, Il GGG, La fabbrica di cioccolato. Il grande ascensore di cristallo è il secondo della fabbrica di cioccolato. Di questi vi ho parlato nel mio un po' di Roald Dahl, quindi trovate tutto là, anche Il libraio che imbrigliò l'Inghilterra. Sepolveda, tutte le favole, poi alcune in più, con Storia di una gabbianella e gatto, Storia di un gatto e un topo che diventò suo amico, Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. Arthur di Besson, che però non mi piacque tantissimo, lo comprai da piccola, li lessi e quindi vabbè, non è neanche comprato. Fruscio di streghe invece era uno dei miei preferiti, come anche Streghe del West, non so che cosa me fosse partito, come anche tutti i libri della Mondadori per ragazzi, mi piacevano impazzire. 5 amici, 2 computer, una valanga di guai, Amore a prima svista, Un amico internet per Valentina, 7 mamme per Camilla e questo Millie, La vampira e il disastro di Jackpot. Vabbè, erano tipo molto carini. Scendiamo ancora più giù e andiamo ai Reietti. Dico Reietti perché, tranne qualche raro caso, sono libri francesi e americani che non mi sono piaciuti. Ossia, I tre moschettieri non mi è piaciuto per niente, però mi ha fatto conoscere le mie amiche del gruppo di lettura, quindi gli devo un po' a Dumas. Il Conte di Montecristo ne parlo sempre, mi sono stufata. E Notre Dame de Paris, vi ho fatto anche un video sul finale, su come triggeravo male. Al Paradiso delle Signore di Zola è un libro molto dark, molto tosto. 20.000 leghe sotto i mari, odio come scrive Verne, è noiosissimo da impazzire. Il Salotto di Madame de di Proust invece era carino, però niente di che. Madame Bovary lo odio, basta parlarne, veramente basta. La Contessa Sara l'avevo comprato per il titolo, di Giorgio Onè, non me lo ricordo granché, però era carino, tipo su gente di campagna,
Amori, roba è così. Questo l'ho preso da nonna. Marguerite Gautier è sempre la signora delle camelie, che però sto di là. Memoria di Adriano lo odio, anche se lei è belga, non è francese, però ho messo qua. Noiosissimo da impazzire, proprio da impazzire. È interessante soltanto il finale sulla parte di Adriano con il suo amante. John Holden lo odio, ve l'ho già detto. Una cosa divertente, non farò mai più, invece l'ho trovato molto divertente, appunto, perché parla di Wallace che fa una crociera, è molto comico. Il mio amato Fitzgerald, con Tenera la notte, che è il mio preferito. Per te morirei, che è interessante, raccolta di racconti. L'amore dell'ultimo milionario, non lo comprate, è incompleto. Sono stata malissimo. Il vivere con 36.000 dollari l'anno, molto carino, con lui che dice che non riesce a campare con tutti quei soldi, che all'epoca erano tantissimi. La breve vita felice di Frances McComber, fa schifo, di Hemingway, molto maschilista, tossico, testosterone. Eccomi di Foer, il mio preferito di Foer. Gli altri miei ce li ha mamma, sia Ogni cosa illuminata che... quello molto forte e incredibilmente vicino, che era suo, però io volevo tenere tutti i Foer vicini. Zanna bianca di Jack London mi ha fatto capire quanto fosse anche lui razzista e quindi ora mi ha smosciato tutto l'entusiasmo. Ultimo, ce la stiamo a va, mamma mia che stangatudine. Questa è facile, è roba scolastica, però un po' me la so tenuta perché poteva essere utile. Tipo, vabbè, corso di base di matematica, queste sono le fiabe, quelle di mille ce n'è, questi qui, mi piacevano. Only One Grammar è il mio libro di grammatica inglese, è perfetto perché c'è tutta la grammatica. Lezioni di fisica, vabbè, tanto per tenerlo, i promessi sposi possono tornare utili come anche la Divina Commedia, anche se li odio tanto. Face to Face era il mio libro di letteratura inglese, l'ho usato sia per fare la puntata su Dickens che su Virginia Woolf. Questa roba di storia non so neanche perché ce l'ho, e questi erano tutti quelli di letteratura che ho usato per Calvino eccetera eccetera, mi sono utili per le puntate comunque. I fiori del male di Baudelaire, questa roba invece è poesia, anche se il poesie di Neruda non è propriamente poesia, ma in mezzo ci sono delle poesie di Neruda, quindi l'ho messo qua. Poi abbiamo Nessun luogo lontano di Bach, le poesie di Blomstein, o anche Martina Germani Riccardi, le cose possibili. Altro di Neruda, Si desti il taglialegna, bellissimo, come tutte le poesie da 24 al 64. Poi c'è il postino di Neruda, di cui vi parlerò negli allelunedì se non ve ne ho già parlato, e Poema dal carcere di Kmet, 34 poesie d'amore di Kmet. Gliel'abbiamo fatta, regà, qua c'è il tappetino per allenarsi. Ora vi saluto, E quindi ora che sono passata da un angolo all'altro, non ho più voce, domani chi parlerà più? È il caso di salutarci, vi ho detto tutto all'inizio del video, spero vi sia piaciuto, giù nei commenti potete dirmi quanti libri avete letto, quali mi date addosso perché ho detto che li odio, soprattutto perché ho ghettizzato Umberto Eco di là, sicuramente qualcuno si farà rodere. Io non ho altro da dirvi se non buona lettura.